che desiderio avete affidato a questi palloncini? La salute per la nostra famiglia e l'unione, assolutamente sì. Il desiderio è espresso, è vero che non si dicono però. Non si dicono, però è la famiglia, il bambino e l'amore che ci unisce. Che se si vede la voce che non cammina con il ginocchio. Ecco. Quindi la salute? La salute, quella sì. Gioco o qualcos'altro? Qualcos'altro. Che cosa? Te lo puoi dire? Che voglio fare karate. Che vada dalla nonna. Vero? Che vada dalla nonna Silvana. Si è mandato un saluto. Questi desideri degli aretini che hanno affidato ai palloncini che sono saliti su fino al cielo da questa bellissima piazza grande, questa serata che dà il via ai saldi estivi, dove ovviamente il mondo del commercio aretino ripone tante speranze. La stella di questa sera sembra una buona stella, i negozi sono tutti aperti. L'appello che voglio fare a tutti gli aretini è di non abbandonare i negozi di vicinato, i negozi tradizionali, perché sono la nostra cultura, la nostra vita e credo che siano la bellezza della nostra città. Quindi è questo il desiderio che lei ha affidato al palloncino? Il mio desiderio è che i negozi professionali, legali, seri, i negozi al servizio degli aretini siano sempre vivi, siano sempre alla ricerca di qualcosa di più bello, di più innovativo e che il lavoro resista per tutti.